Flash. Hello everybody, this is Fergo Carmi, benvenuti a Tune Into English, la spiegazione della vostra canzone preferita insieme a Speak Up. E oggi ragazzi guardiamo il grande hit degli ABBA, Mamma Mia, Here I Go Again. Ecco, mamma mia, questa espressione voi italiani la conoscete benissimo, infatti noi non italiani li usiamo pure per prendervi in giro, mamma mia, quell'espressione che usate voi per grande sorpresa o shock, insomma un forte emozione. La canzone degli ABBA parla di una donna che dice I've been cheated by you since I don't know when, cioè sta dicendo che suo uomo le ha tradito da quando lei non sa quando, e quindi decide basta, non ti voglio vedere più. E invece però just one look and I can hear a bell ring, basta un solo sguardo e sento un campanello che suona, one more look and I forget everything, un altro sguardo ed un sguardo e dimentico tutto. Oh, mamma mia, here I go again, my, I've been a resistance to, mamma mia, love you so again, my, love so much it means to you. Qualche anno fa io lo usavo nel roadshow, davo un elenco di parole e gli studenti dovevano associare le parole che facevano rima. Quindi c'erano control, end, everything, how, now, ring, soul e when. E quindi ascoltando le canzoni le mettevano nell'ordine in cui le sentivano. I've been cheated by you since I don't know when. So I made up my mind it must come to an. Look at me, will I ever learn? I don't know. Quando mi faccio male dico ow, questo invece how. Look at me now, will I ever learn? I don't know. But I suddenly lose. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear a bell. One more look and I forget. Nel 1975 gli ABBA non erano così tanto un successo come poi sono diventati, però questa canzone in Australia ha passato 5 settimane al numero 1 nell'estate e quindi le case discografiche sono stati convinti a farlo uscire anche in Europa e lì è stato un grande successo pure, iniziando questo super successo degli ABBA che hanno avuto 18 canzoni nel top 10 uno dopo l'altro, incredibile. Poi questa canzone è numero uno nel gennaio 1976 in Gran Bretagna e la canzone prima numero uno è stato Bohemian Rhapsody dei Queen. Interessante perché? Perché oh mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Quelle due canzoni che mamma mia, uno dopo l'altro al numero uno. Allora parlavo del roadshow prima, ma pure quest'anno l'ho ripreso questa canzone per dimostrare le domande. Io do la risposta alle domande, gli studenti mi devono dare la question word per prima e poi la domanda, the question intera. I can resist you by ignoring you. How? Good. How can I resist you? How can I resist you? Mamma mia ragazzi, quanto siete bravi a cantare. Tune Into English insieme a Speak Up. I'll speak to you soon.